Salve, grazie di esserci. Tre Fiamme, la storica cooperativa di servizi, è stata colpita da un'interdittiva antimafia, che è un provvedimento particolare, nel senso che non ha una natura sanzionatoria, non è costruito il provvedimento su materia penalmente rilevante, ovvero su fattispecie di reato, su un quadro probatorio che rimanda a una logica penalistica, insomma, per intenderci chiaro, nulla di tutto questo, ma, come dire, ha una finalità di tipo anticipatorio, come si suol dire. È come se attraverso questa misura sostanzialmente si dicesse quell'impresa corre il rischio di essere condizionata dalla mafia. Ed è a leggere le 18 pagine del provvedimento che colpisce la cooperativa ed è più volte citata la sentenza del Consiglio di Stato che di fatto, come dire, definisce un perimetro di verità, che non è la verità classica giudiziaria, quella che sappiamo, ma una verità oggettiva, storica, sintomatica. Cioè lo Stato sostanzialmente dice c'è un quadro probabilistico che attesta o configura un rischio di condizionamento mafioso. La qualcosa ricorda uno straordinario profetico, diremmo, articolo di Pierpaolo Pasolini, anno di grazia 1974, articolo sul doppio stato, sulla strategia del terrore. Insomma, l'intellettuale scriveva: io so chi sono i responsabili, ma non ho le prove. Ecco, solo che se a dirlo è un giornalista, scrittore, intellettuale, eretico è un conto. Se lo dice lo Stato, significa che stiamo da un'altra parte. Siamo e viviamo tempi eccezionali anche dal punto di vista della qualità dello Stato di diritto. Michele D'Alba è imprenditore tra i più noti a Foggia, eredita dal papà ai inizi degli anni 90 la cooperativa Tre Fiammelle, che è stato un pezzo di storia della vicenda economica e sociale del capoluogo e della provincia, perché all'epoca la Democrazia Cristiana, come i grandi partiti di massa, costruivano organizzazioni, costellazioni di interessi, come dire, anche sulla scena economica. Era il cosiddetto collateralismo: c'era il collateralismo rosso, le cooperative rosse, la CGIL, la CNA, e c'era il collateralismo bianco. Eredita questa cooperativa negli anni 90 e, miracolo, la rilancia, mentre tutti pensavano finirà male. Invece non solo continua e rafforza e consolida il legame con il sistema delle autonomie territoriali, ma in più D'Alba fa altro, investe per esempio in un settore completamente nuovo con capitali propri, la lavanderia industriale, un gioiello di innovazione tecnologica, una delle sei realtà più evolute che abbiamo di questo tipo in Italia, entra nel business dei servizi sociosanitari, sta realizzando la più grossa RSA del capoluogo regionale, per dire. E anche intuisce il business di quel che resta del mattone, per esempio attraverso l'operazione Tonti su Via Napoli, uno dei due assi di sviluppo della città. Operazione, come dire, vidimata con il timbro di qualità dell'assessore regionale Barbanette. E in più fa l'operazione Donuva e la fa da socio di capitali. Cioè quell'operazione si fa perché chi tira fuori i soldi, chi garantisce, è D'Alba. Chi garantisce è D'Alba. Solo che questo benedetto imprenditore paga, diciamo così, quattro colpe, forse cinque. Quattro, forse cinque peccati originali, ecco, diciamo così. Il primo è sicuramente la sua origine, è di Candelaro, e quindi è uno scandalo in questa città. Come diceva il grande regista John Ford, e Brand Sticks, il marchio rimane. In più non ha neanche i vizi dei neoricchi, quelli di farsi la barca, eccetera, eccetera. Invece no, non ostenta. Due, è cresciuto troppo, troppo velocemente dal punto di vista imprenditoriale, e questa, come dire, è una città, è un'economia che regge interamente sul pubblico, sul posto fisso, eccetera, eccetera. Tre, ha fatto l'operazione Donuva, cioè il settore più delicato
ed esposto alle logiche del potere come quello della sanità privata, e in più ha irrobustito il suo profilo pubblico istituzionale negli ultimi 4 anni per reggere l'urto del conflitto del contenzioso con il suo socio di Universo Salute, prima da candidato di Confindustria, poi da presidente di un'associazione Impresa Puglia che raccoglie il meglio dell'imprenditoria di questo territorio, cioè sono imprenditori veri perché hanno dipendenti, fatturato e mercati, insomma. In più forse paga anche il rapporto con il sottoscritto. E poi c'è il merito del provvedimento. 18 streaming site, pagine ricche, come abbiamo titolato oggi, di opacità, singolarità e di una costitutiva irragionevolezza. 18 streaming site, pagine, ma la poppa in due o tre, tutto il resto è contesto storico, politico, citazioni sparse di sentenze, qualcosa mi ha ricordato davvero, piccola nota biografica, i temi che facevamo al liceo, avevo una docente, cui devo tutto insieme ai miei genitori, che, come dire, indirizzava lo svolgimento dei temi sulla base di un binario molto chiaro, certo, per tutti, era un metodo, più che un binario, un metodo marxista, quello in base al quale c'era appunto la struttura, cioè la base materiale di una società, i rapporti di classe di una società, e da tutto questo discendeva la produzione poetica, letteraria, insomma ogni tema partiva dal background, dal retroterra storico e politico, e poi Leopardi, Foscolo, eccetera. E più o meno a leggere le 18 pagine sembra che questo venga fuori. Perché lo diciamo? Perché la poppa è appunto in quelle 2 o 3 pagine. Ma quelle 2 o 3 pagine sono ricche appunto di così evanescenze e talora anche dissolvenze. La prima. Anzitutto, nelle 18 pagine si citano 3 episodi in modo particolare. L'ultimo neanche lo prendiamo in considerazione perché è legato a quel presunto tentativo di estorsione di 2 consiglieri comunali nei confronti di D'Alba. In realtà non si capisce che, come cosa c'entri la mafia, ma ad adiuvandum, come si suol dire. Invece sono i primi 2 episodi, fine 2017, inizio 2018. 2 episodi molto molto ben definiti, molto, come dire, temporalmente localizzati. Prima domanda, ma perché? Se gli episodi sono 2 e non ci sono stati sviluppi investigativi o fatti nuovi nei successivi 5 anni, si arriva adesso, quando era chiaro che da settembre 2017, cioè dopo la strage di San Marco in Lamis, di agosto 2017, lo Stato parte, scatena un'offensiva forte su cui si costruisce la mitologia della squadra Stato e su cui si costruiscono anche provvedimenti, raffiche di provvedimenti come le interdittive. Insomma, se fosse giunto a fine 2018, nel 2019, questo provvedimento avrebbe avuto una, come dire, ragionevolezza storico-fattuale. E invece no, arriva dopo 5 anni, senza che sia accaduto nulla nel frattempo, perché quelle 18 pagine voi le dovete leggere. Non accade nulla. E gli altri prefetti prima di Variante che facevano? Mariani, Variante, Mariani, Grassi, Esposito, che dicevano? Vedevano? Chiudevano gli occhi, legge, erano complici. Seconda opacità. Insomma, alla fine, il 25 ottobre 2017, D'Alba denuncia. Da quella denuncia parte tutto. Partono le indagini, i pedinamenti, parte tutto, sì, mette in moto tutto. Ora, D'Alba, insieme a un'altra cinquantina di imprenditori, finisce, come dire, il nome di D'Alba viene trovato in quella lista di, appunto, imprenditori, operatori economici, commercianti, estorti. Lui è denunciato. Gli altri hanno denunciato? Non ci risulta. Sono stati colpiti da interdittiva? Non ci risulta. Ancora, ma insomma, da fine 2021 c'è una normativa in materia di interdittive antimafia molto più
collaborativa, garantista, meno impattante, perché in realtà l'esecutivo, il governo centrale, capisce che probabilmente queste misure non funzionano. Noi abbiamo citato nel corso degli ultimi mesi più volte, anzi abbiamo saccheggiato la relazione dell'ultima commissione antimafia presieduta da Nicola Morra. Ricordate? Riavvolgiamo il nastro. Il 94% delle imprese colpite da interdittiva fallisce. Fallisce. Magari il 50% di quel 94% era obiettivamente colluso, espressione, filiato dalla mafia, allora bene così. Magari l'altro 50% no. Non lo diciamo noi. Lo dice la relazione dell'antimafia presieduta da Nicola Morra, relazione sottoscritta da tutti i componenti di quella missione, da destra a sinistra. Insomma, quella relazione, a rileggerla, è davvero la certificazione, il de profundis, di misure, di provvedimenti come le interdittive e come gli scioglimenti dei consigli comunali. Però, rispetto al tema delle interdittive, il governo aveva già capito che occorreva intervenire. E quando viene qui il ministro Piantedosi, glielo dice di nuovo al prefetto Valiante, e non è che si regga molto, si sia abituati molto ad approfondire in generale, insomma, e pensa, ok, la mafia. Io penso che la mafia sia obiettivamente altro, e cioè sia allocazione di capitali nell'impresa, allocazione che determina controllo di quell'impresa. Pensa che sia, come dire, siano operazioni, diciamo così, di finanza di dubbia derivazione e magari quell'impresa ha fatto determinate operazioni grazie a questa finanza strana. Penso che mafia sia magari il sostegno, la selezione, il sostegno a un candidato, espressione di interessi di quegli ambienti e magari quell'impresa è mafiosa perché sostiene quel candidato in questa o quell'assemblea elettiva. Insomma, penso anche che sia un sentire, una consonanza, diciamo così, una connessione sentimentale forse, non solo economica. C'è tutto questo nelle 18 pagine dell'interdittiva alle tre fiamme, non c'è nulla di tutto questo. D'Alba non è un cuor di leone, è evidente. Questa battaglia, a nostro avviso, andrebbe vinta soprattutto, prima di tutto, davanti al Tribunale della Pubblica Opinione, prima ancora che finire nei circuiti farraginosi della giustizia amministrativa. Perché c'è una storia, una reputazione, una credibilità da difendere, ma va bene così. Io penso che sia più comodo indossare i panni dell'antimafia militante che non sciogliere i nodi, elaborare criticamente quel patto sociale che ha retto gli ultimi 30 anni di gran parte delle comunità del Mezzogiorno d'Italia e in capitanata sino ad agosto 2017. Quel patto che sostanzialmente significava questi, l'area grigia della società, ce la dobbiamo tenere dentro, nell'economia, nell'amministrazione, nella politica, nelle istituzioni. Quel patto, da agosto 2017, come dire, non funziona più. E lo Stato è stato chiaro, o con noi o contro di noi. Ma quel patto andava elaborato, reinterpretato, perché l'autocritica è generale. La città mafiosa, o meglio, la cosa che chiamiamo mafia, è il vestito buono della domenica che indossano quelle oligarchie che hanno determinato il declino di Foggia. A loro sì, conviene la cosa che chiamano mafia. È l'ultima metamorfosi del Gattopardo. Grazie, alla prossima.